Buongiorno amici ed eccoci qua con un altro video, un altro prodotto pronto da essere spacchettato. Stavolta me l'hanno mandato così, c'era solo una confezione di nylon, non c'è la solita scatola Prime, non so perché se l'hanno finita, non lo so, non importa. E quindi vediamo di cosa si tratta. Si tratta di una cosa secondo me molto molto simpatica e intelligente, e quindi peccato non c'è la scatola perché mi divertivo, cioè, come al solito ci sono un po' di pezzi, non ci sbagliamo. Allora, abbiamo questa cosettina qui che adesso vi spiegherò, questa cosettina che poi vi spiegherò, questa cosettina che poi vi spiegherò e questa cosettina che vi spiegherò. Allora, iniziamo con aprire questo. Allora, vediamo se funziona, interessante. Parti. Ok. Dunque, classico cavo, mi è scappato come al solito, USB, dalla parte classico cavo USB, vi faccio vedere bene USB, ok? Ma dall'altra parte vedete che aveva un cavo stranamente particolare, così, olè! Sembra, vedete che ha tante linguettine, riesce a inquadrare, così, perfetto. Poi abbiamo, adesso vi spiego, un specie di sacchettino, un astuccio in non so, tipo spugna, non so bene, comunque è simpatico, normale, da poter riporre dentro il nostro cavo. Abbiamo un altro pezzo qui, ok, vediamo un po'. Ah, ecco, dunque, questo è la salvietta, come per mettere il vetro sul telefono da pulire, per appiccicare questo, credo, presumo, da qualche parte, forse è calamitato, vediamo un po', esatto, una calamita, dove, come vedete anche qua, treme, dove possiamo appoggiarlo in modo che non scappi, ok? Ma, cosa serve tutto ciò? Serve perché qua abbiamo i tre attacchi, ok? Eccoli qua, tre attacchi, di cui abbiamo quello per l'iPhone, quello per Type-C, per i nuovi telefoni di nuova generazione, e classico micro USB. E abbiamo, presumo, questa la chiavetta per poterlo levare. Vediamo un po', prendiamo qui il telefono. Eccolo qua, telefono, questo ha attacco Type-C, uno degli ultimi. Quindi andiamo a prendere l'attacco. Eccolo qui, sono calamitati anche questi ovviamente. Cosa facciamo? Lo inseriamo nel telefono, come vedete non è neanche grandissimo, ok? E si può togliere anche a mano, scusatemi, però loro hanno messo tipo la chiavettina da poterlo, vedete, infilare e poterlo tirare su. Ok, allora, quindi come funziona? Funziona in questo senso, che noi, una volta collegato il cavo USB, adesso poi collegherò e vi farò vedere, ecco qua, la calamita lo aggancia, adesso credo pure che cada, ma non cade, è resistente, sì, e si può togliere, vedete, basta tirare, per caricare proviamo. Allora, una volta collegato il nostro cavo all'alimentatore, potete vedere che qua avrà una spia, come potete vedere, possiamo tranquillamente collegarlo al nostro apparecchio. È indifferente se mettiamo o da un lato o dall'altro. Come vedete, comunque calamitato, prende abbastanza velocemente e comunque adesso potete vedere che caricherà il nostro telefonino. Ecco qua, sta caricando, come vedete. Quindi sganciarlo in un attimo, quindi ricambiamo, lo mettiamo così. E adesso un attimo che riprende e vediamo che carica di nuovo, vedete. E comunque sia, guardate, tiene abbastanza, non ho niente sotto, e per sganciarlo basterà tirarlo in giù, e per attaccarlo basta calarmi così, come da giù, tac, si sgancia con un attimo, quindi non avremo neanche paura di toccare il cavo e farci cadere il telefonino. Ok, cosa vi posso dire? Cosa vuoi fare? Non lo vuoi comprare? E quindi qui devi cliccare al prossimo video da Credendario. Ciao ciao!